ricordiamo prima di cominciare il video di lasciare un bel pollicione qua sotto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui nostri prossimi caricamenti. Questo è l'unico pezzo di sabbia, insomma zona sabbiosa, spiaggia non infestata dai venditori ambulanti. Grande ciò. Mi stavo impastando invece di le parole. C'ho un'impastatrice, c'ho un forno in bocca. La mia bocca vende il pane. Va bene. Tanto che Flame fa il pane con la saliva. Bentornati su Minecraft. Oggi siamo qua per vedere assieme una cosa veramente molto molto figa, perché costruiremo assieme, ragazzi, una casa interamente fatta di portali. Questo oggi potete lasciare il like con il piede. Una volta fatto, sì, però mi si trago. Flame in testa agli spaghetti, fateci caso, guarda. È il solito covone. Sembra quando scoli la pasta, ragazzi. Uguale. Comunque, qual era la challenge? Cosa devono scrivere sotto nei commenti? Granchio, noi sapremo come strategia la challenge questa maniaca. Beh, detto questo, andiamo subito a costruire. Andiamo subito, se sei pronto a fare la bella casa portale. Sei pronto che magari ci porta la casa portale, che ci porta nel Nether, dov'è che ci porta? A fanculo. Ragazzi, per fare una casa portale è veramente molto molto semplice. Vi serviranno dei blocchi di vetro e soprattutto una mod, che adesso ve la faccio vedere, che è questa Colorful Portals. Ve la lascio qua sotto in descrizione. È veramente molto molto carino, potete colorare il vostro portale, fare le cose. Questo in descrizione. Ma adesso partiamo subito. Intrecciato! Cavolo, che non puoi fare no! Se avete problemi di epilessia, o meglio, vi dessero fastidio colori slampeggianti, evitate di possibile di guardare questo video. Nel caso contrario, invece, ragazzi, ora ricominceremo subito prendendo un sacco di vetri colorati. Vi consiglio di prendere colori abbastanza simili, visto che faremo doppie facciate, tipo giallo, poi lime, nero, col rosso, insomma. Come piace a mia madre. Ragazzi, quando abbiamo finito con i vetri, andremo subito a prendere questo bel secchiello, il Bucket of Colorful Water. E questo ci permetterà di creare il nostro portale. Amici a casa, allora, per fare cosa si fa un 6x? Per 5 per aria, no? 5 per aria partendo dal de sopra. Viene la roba del genere, no? Facciamo unicamente, ragazzi, di un solo colore. Volevo farlo anche prima, tipo maculato, però tipo, non so, giallo lime. Non attacca, ragazzi, non si crea il portale, quindi per forza deve essere di una tinta unica. Fatta una U del genere, prima di chiuderla vi consiglio di fare così. Intanto per il potere della fatta dello scroto è venuto giorno, e quindi noi adesso possiamo andare a chiudere questa U. E in questo caso, ragazzi, saremo pronti adesso a versarci sopra il nostro bel secchio. Sei pronto a volarci il secchio? Vamonos col secchio. E voilà, ok. Il nostro bel portalozzo è creato e sarà la prima parete della nostra casa. Ragazzi, così sarà con due pareti. Già vedete, così è abbastanza grande. Faremo la stessa cosa per tutti i quattro i lati. Ovviamente se volete fare la casa quadrata, altrimenti se volevate farla come quella di Jimmy l'altro giorno, non fate. No, chiudete Minecraft, deletate il gioco, perché proprio no. Non fatela, ragazzi, scrivete qua sotto se voi c'eravate quando Jimmy ha fatto la sua super mega villona. Non è sua la villa è... non dico niente. Le seconde pareti, ragazzi, vi consiglio di farle partendo dallo spigolo, così lasciate un quadrato libero, perché a parte che viene più figa, poi seconda cosa, se volete poi addobbarla alla fine con magari delle torce eccetera, viene molto molto più carina. In questo caso finiremo di fare... Grazie per avermi spawnato in un seed di merda. Ma tu comunque lo puoi cambiare, sei un'oca. Ho girato 6 volte per trovare una pianura, una cosa pari, ci ho messo una... Ma sei spawnato lì, ci scommetto. No, là in fondo, stavo facendo quell'altra parete, poi ho visto che questa era già fatta, quindi ragazzi, ho preso questa. Va bene così. Chiudiamo subito comunque questo e andremo poi a farci la nostra versata dentro di liquame, come se potessimo davvero alle mucche, via, così. E poi scassandoci le pelote se andiamo a fare un po' di sabbiamento, perché altrimenti non ci sta l'altra parete. Mannaggia le mignotte del Caucaso. Adesso vediamo di chiudere qua sotto, così chiudiamo anche qua e vaffanculo te la sabbia. E poi anche cosa c'è qua? Che c'è il bambù? Ma che sono, koala? Ma vai a farti dare. Non è bambù. Che canne di cosa sono? Le canne di? Di Snoop Dogg. Alleluia. Chiudiamo l'ultimo portalozzo e poi saremo letteralmente pronti per farci la nostra casa portale. Ti piace? No. Ma come no? Ma è carina. No. Ma perché? Perché ci sono delle pareti uguali che potevi utilizzare un solo bastone per farne due. Nel senso, un solo tramezzo per farne due. Guarda che se hai problemi con la droga puoi dirlo. Noi siamo qua per aiutarti. Ma no, è che... Ma non ci sono... Ma se due sono uguali tu non riesci... Non devi nasconderti, capito? Ho riportato contusioni multiple e distruzione della spina dorsale su un invertebrato. Mai costretto al calcio del ciucio, quindi questo è stato conseguenza di questo. Comunque adesso puoi dirlo che bello le pareti così, vero sono?
Beh, dopo essere caduto devo dire che sono anche carine. Ragazzi, finito, cominceremo a scavarci un bel fossato. Perché facciamo? Perché ci mettiamo i coccodrilli. No, non ci mettiamo i coccodrilli, altrimenti ci mangiano le gambe, non riusciamo ad andare in casa. Voglio i coccodrilli, non me ne frega un cazzo del resto. Ragazzi, in un altro giorno faremo anche il fossato per i coccodrilli, così Flayne è contento. Voglio i coccodrilli. Prendiamo, ragazzi, l'argillite nera e andremo a farci il nostro bel manto di coso per terra, così è più scampavimento. Cososo, sì, ecco. Quando è chiuso, ragazzi, sembra il fondo di un letamaio, ma non è così. Sarà il pavimento di casa nostra. Poi andremo poi a rivestire a piacimento. Ma in questo caso è come si presenta. Per il tetto vi suggerisco di fare così, ragazzi. Mettete un blocco, ovviamente mantenendo lo stesso colore, altrimenti ci viene una cosa un po' troppo arlecchinesca e non penso che sia andato bene. E faremo come una scacchiera. Così, 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 è perfetto. 2 hours later. Non finiamo più, non finiamo più, non ce la faremo mai. 1 eternity later. Questo è come si presenta il tetto. Adesso cosa faremo? Cosa faremo? Cosa faremo? Arrenderemo casa, perché... No, dobbiamo fare la porta d'ingresso perché me la sono scordata. Come sei dimenticato la porta d'ingresso? Sembra l'inframmezzo dei denti di uno sdentato. Quindi direi di fare qualche facciamo qualche ritocco veloce. Facciamo così, ragazzuoli. Un buco di qui, un buco di là, così, perfetto. Adesso non possiamo distruggere questa parete perché altrimenti non si può creare il portale, perché i colori sono diversi. E quindi chiudiamolo così. Chiudiamolo anche com si com sa. E voilà, la nostra casotta è creata. Si può chiudere il tetto che già arrivano ospiti indesiderati. Adesso tu dimmi una cosa, il signor Zomboloide. Ma può entrare? Ma chi l'ha chiamata qua? Ma se ne vada! Se ne vada, signor venditore schifo. Vedete, ragazzi, quando vedete dei vetri così grandi, poi non riusciamo neanche a beccarlo. No, ci sta, come vedete, ci ha teleportato al piano di sotto. Dove diavolo è là sopra? Sta prendendo fuoco. I vendi, appena vedono dei vetri così ampi, i loro vetri non resistono in questo caso. Fuori di testa e devono per forza usare la loro spugna nel secchio sporco. Esatto. Adesso noi facciamo tipo una piscina di acqua portale, ma come vedi non si sta generando. Ok, che il vetro trasparente non può creare il portale, quindi nei casi in cui pensaste di farvi la casa trasparente, è l'unico vetro che non funziona. Sì che non è buona. Guarda se bella, guarda se bella. La nostra casa portale è interamente portalosa anche col soffitto. Sembra piena d'album d'uovo, lontanamente. Lontanamente sì, sì, adesso siamo anche un Emmental. Perché c'ho i buchi? Ecco, ok, adesso forse è letteralmente meglio. Ragazzi, l'arredamento lo fate poi per cemento. Io lo sto facendo tipo a giardino zen, no? Così facciamo le cose. Abbiamo riempito qua sotto, come vedete, con ancora acqua portale. Poi magari qua in mezzo andremo a farci una scalinata che ci porterà al piano superiore, perché vedrò di arredare magari il piano superiore lasciando questo unicamente come ingresso. Allora facciamo un attimo le protezioni, perché quando siamo sbronzi altrimenti voliamo di sotto e non penso che la cosa sia veramente molto molto più meglio bene. No, non conviene manco per le cose, com'è che si chiamano quelle cose che non si possono dire, comunque. Intendevi i coglioni, comunque va bene. Facciamo anche qua, ragazzi, le transenne, perché ripeto, se noi ci arriviamo da ubriachi, se siamo un po' tontiti dall'alcol, ci spacchiamo i denti volando giù nel giardino zen. La cosa penso che non sia molto propizia. Arrederemo anche l'ingresso con delle belle 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 teste creeper. Teste creeper sono un qualcosa. Bello creeper. Di poetico, sì. Guarda, mettiamo lì. Il nostro ingresso, veramente, ragazzi, l'ho fatto in maniera rapidissima, quindi saprete sicuramente farlo meglio di me. Ragazzi, se solo riesco a farci andare in infiere che vado giù di testa. Ninfea, vi prego. Craftiamo veramente il nostro giardino zen. Voglio la casa piena di rane. Ragazzi, ciao, la vita, ragazzi, questa è la vita. Mettiamo, voglio mettere una di quelle ninfee veramente che lo stagno a 90. Mettiamone ancora di qua. Sarà ben più carino così, sì, con le ninfee. È più bello. Molto bello, sì. Dillo che è bello. L'ho detto che è bello. Non ho sentito, dillo. È bello. È bello, ragazzi. Ci dice Flake che è bello. È bello. È bello. Cioè, guarda che giardinetto sì, bello. Ricorda molto un giardino di rane, cioè. Visione ampliata per fare le cose più swag. Sì. E comunque abbiamo ottenuto letteralmente il piano inferiore come ingresso, ma volendo potreste tranquillamente arredare e poi fare anche un piano di sopra ulteriormente arredato. Insomma, esattamente come vi parlo, mi era solamente un'idea. Questo sarà il piano di sopra e vi ripeto, qua potrete farlo letteralmente come diavolo volete. Il tetto vediamo come l'effetto da portale, anche se teoricamente quello non è un portale, è più che altro una vasca. Però da come l'effetto se fossimo interamente avvolti da portale. E ragazzi, con questo terminiamo qua anche questo videozzo di garba, come per portale. È bella, alla fine è venuta. Alla fine è venuta carina, sì. Noi comunque con questo possiamo terminare con questo videozzo. Speriamo di avervi mostrato qualcosa di caratteristico, soprattutto carino. Vi diamo vedete, lasciate un bel pollice, un commentino, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se volete trovate Facebook o Instagram in descrizione nei commenti, come al solito. Se provate a fare, magari taggateci su Instagram qualcosa. Insomma, siamo veramente molto molto curiosi.
Noi vi salutiamo, che direi qua è tutto. Vuoi dire qualcosa? Salam aleikum. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo ve.